Bernardo Mennini, una giornata per formare i giovani perché aiutino anche i più grandi a sbagliare meno. Questo è l'obiettivo, creare una cultura della sicurezza stradale è l'obiettivo che iniziative come queste vogliono toccare. Oggi abbiamo più di 300 bambini dai 6 ai 10 anni della scuola Aldo Moro qui di Arezzo che si cimenteranno in una sessione di aula brevissima ma intensa sul piano del messaggio che viene trasmesso e subito dopo testeranno proprio direttamente l'esperienza di guidare un kart. Quindi sono oggi una vera e propria spugna che praticamente prende i nostri precetti e li prova direttamente sul kart. Probabilmente per molti di loro è la prima volta che montano su di un mezzo e lo conducono loro direttamente. E il primo insegnamento è quello di mettersi il casco, perché essere sempre sicuri è la cosa principale da fare per avere poi sicurezza nella strada. Chiaramente i comportamenti sono plurimi in questo senso. Il casco chiaramente quando giustamente si viaggia in moto, in motorino, questo è uno dei precetti che deve essere recepito naturalmente, e questo è l'obiettivo. E in macchina, proprio perché questi sono gli altri precetti, sono quelli di rispettare le regole. Ma non deve essere una cosa imposta, deve essere una cosa che si considera giusta. E l'obiettivo è quello di far provare il mezzo a un ragazzino che non ha bisogno di prendere la patente, perché è tra i 6 e i 10 anni, è quello di responsabilizzare. Cioè di dire: guarda, quando conduci un mezzo, rispettare le regole ti conviene, perché ti puoi fare male, quindi lo percepisci direttamente. E per noi questo è il meccanismo più semplice, meno noioso, per parlare al cuore dei ragazzi, e questi ragazzi col loro cuore possano parlare ai genitori e agli amici dicendo: comportiamoci bene perché facciamo del bene a noi stessi e a chi ci sta intorno.